Hogwarts Legacy è uno dei giochi più attesi del 2023 e uno degli aspetti più importanti di questo sensazionale titolo è l'ampio catalogo di incantesimi che sarà a nostra disposizione durante lo svolgimento della nostra storia. Nonostante non si possa escludere che ci saranno molti altri incantesimi nel nostro arsenale, ecco voi le 20 magie confermate dai trailer e gli showcase di Hogwarts Legacy. Numero 1. Lumos e Nox. L'incantesimo illuminante Lumos e il suo controincantesimo Nox costituiscono la base dell'apprendimento per gli studenti di Hogwarts, inventato nel 1772 dalla strega Levina Monk Stanley, allo scopo di cercare una penna caduta in un angolo polveroso del Ministero della Magia, viene insegnato agli studenti del primo anno. L'incantesimo illuminante, tuttavia, non serve il solo scopo di creare un fascio di luce a vantaggio dell'evocatore, ma anche la funzione di allontanare fantasmi e altre creature spettrali e rivelare ingressi segreti nascosti tramite l'utilizzo della magia. Credo che questo sarà uno degli incantesimi che useremo più di frequente durante le nostre esplorazioni ad Hogwarts, vista la sua utilità nel palesare segreti magici di cui è già stata confermata l'abbondante presenza da parte degli sviluppatori, e la sua utilità contro i nemici spettrali, di cui non c'è certo mancanza tra e fuori le mura della scuola. Numero 2. Wingardium Leviosa. È Leviosa, non Leviosa. Oh, perdonami Hermione, hai ragione. Ad ogni modo, un altro incantesimo chiave che viene insegnato durante il primo anno agli studenti di Hogwarts è l'incantesimo fluttuante Wingardium Leviosa, che permette al mago che lo evoca di far levitare gli oggetti sui quali è lanciato. L'invenzione di questo incantesimo è attribuita allo stregone Jarlett Hobart, che nel 1544, allo scopo di dimostrare al Wizengamot l'innovativo incantesimo, lo lanciò su se stesso e si buttò dal tetto di una chiesa, pensando di poter volare. Sarebbe andato tutto liscio se solo lo stregone non si fosse tolto i vestiti che pensava lo appesantissero, finendo così per cadere sul duro suolo, rompendosi ben 16 ossa. Nei video di gioco mostrati pubblicamente possiamo vedere l'incantesimo venire utilizzato durante le combo, come mostrato in questa clip, ma aspettatevi di usare l'incanto anche fuori dal combattimento, dove sono sicuro ci sarà utile per risolvere gli innumerevoli puzzle di cui il castello è cosparso. Numero 3. Accio e Depulso. L'incantesimo di appello Accio e la sua controparte Depulso sono incantesimi che permettono di richiamare a sé o respingere oggetti. Non è chiaro quando questo incantesimo sia stato creato, ma il suo primo utilizzo nella storia di cui si ha traccia risale al 1269, da parte del mago Modesty Rabnot, durante una partita di Quidditch. L'incantesimo viene insegnato al quarto anno scolastico di Hogwarts ed il suo corretto utilizzo viene verificato durante gli esami detti gufo. L'incantesimo di appello e la sua controparte ci saranno molto utili durante i combattimenti per attrarre e scagliare via i nemici. È ovvia la sua utilità anche al di fuori del combattimento, infatti l'incantesimo ci permetterà di superare vari ostacoli durante il gioco e di attrarre a noi oggetti utili e lontani. Numero 4. Expelliarmus. L'incantesimo di disarmo. Il primo uso datato dell'incantesimo Expelliarmus risale al 1379 dalla fattucchiera Elizabeth Smuggling durante un duello, che ne fu probabilmente anche l'ideatrice. Questo incantesimo viene insegnato ad Harry durante il suo secondo anno ad Hogwarts, durante una dimostrazione di duello tra il professor Severus Beaton e la loro insegnante di difesa contro le arti oscure, Gilderoy Allock. Possiamo dunque dedurre che fosse pratica comune insegnarlo agli studenti del secondo anno scolastico. L'incantesimo di disarmo ci sarà particolarmente utile durante i combattimenti per disarmare il nemico, ma è famosa la sua capacità di scagliare i nemici al suolo se usato da maghi e streghe di eccezionale abilità. Quindi potremo aspettarci anche questo effetto una volta potenziato. Numero 5. Petrificus Totalus. L'incantesimo di pietrificazione, Petrificus Totalus, è un incantesimo che permette di immobilizzare temporaneamente un nemico animato o inanimato. Viene insegnato durante il primo anno di lezioni ad Hogwarts e può essere annullato tramite l'utilizzo dell'incantesimo Finite Incantatem o l'utilizzo di una pozione di mandragola. Può essere inoltre prevenuto da semplici incantesimi di protezione. Durante la nostra avventura ci troveremo ad utilizzare l'incantesimo pietrificante specialmente nelle situazioni dove è richiesta una certa discrezione nei combattimenti, portando così in Hogwarts Legacy anche una componente stealth. Numero 6. Revelio. L'incantesimo di rivelazione. Incantesimo considerato molto difficile per gli studenti del secondo anno, che viene utilizzato per scoprire messaggi segreti, oggetti segreti o qualsiasi altra cosa occultata alla vista tramite la magia.
Maria. Nel corso del gioco ci troveremo spesso ad usare questo incantesimo per rivelare segreti collezionabili in gioco, passaggi nascosti e pagine della nostra guida personale, anche esse probabilmente collezionabili. Numero 7. Stupeficium. L'incantesimo stordente. Con questo incanto i maghi e le streghe di Hogwarts imparano a stordire e incapacitare il nemico senza danni a lungo termine. Incanto per questo preferito durante i duelli magici, che consentiva così di mettere KO il duellante nemico senza apportare nessun danno. Il primo utilizzo datato dell'incantesimo Stupeficium risale al 1782 da parte di Flavius Belby. Questa è la potente magia che utilizzeremo per incapacitare i nostri nemici durante i combattimenti e sarà probabilmente parte del nostro arsenale più comunemente utilizzato. Numero 8. Protego. Incantesimo di protezione avanzato. Le leggende dicono che un incantesimo protego lanciato correttamente e con estrema abilità possa respingere persino una maledizione senza perdono. Guardando i gameplay fino ad oggi mostrati, questo sarà il nostro scudo per eccellenza, che dovremo lanciare al momento giusto per respingere e riflettere le maledizioni a noi dirette. Numero 9. Oppugno. Oppugno è una fattura atta a scagliare oggetti o creature evocate o altri oggetti mobili contro il bersaglio. Questa fattura verrà utilizzata in maniera complementare durante le nostre combo per manipolare l'ambiente circostante e ritorcerlo contro i nostri nemici. Numero 10. Descendo. Un incantesimo utilizzato solitamente durante le pulizie o nelle biblioteche per recuperare i libri riposti negli scaffali più alti. L'incantesimo Descendo attira un oggetto verso il basso. Seppure lo abbiamo visto solo utilizzato durante i combattimenti, sono certo che l'incantesimo Descendo ci sarà utile anche per risolvere puzzle dove sarà richiesta la discesa dall'alto di particolari oggetti. Numero 11. Diffindo. Incantesimo di taglio, creato nel 1400 dalla strega e sarta Delfina Crimp. L'incantesimo Diffindo nacque come efficace e conveniente magia per tagliare la stoffa, tuttavia, se usato impropriamente, può causare serie ferite e persino la morte. Viene insegnato sin dal primo anno di istruzione ad Hogwarts, poiché specialmente utile in erbologia. Useremo spesso l'incantesimo Diffindo per arrecare danni ai nostri nemici tramite la sua capacità di taglio, ma possiamo decisamente aspettarci di utilizzarlo anche al di fuori del combattimento, vista la sua utilità. Numero 12. Confringo. Incanto esplosivo, detto anche incantesimo esplodente. La formula Confringo viene considerata una maledizione, poiché se utilizzata incoscientemente può causare danni sia a chi la evoca che al bersaglio. Questo incantesimo produce un'esplosione di media potenza a contatto con il bersaglio. Anche questa maledizione farà parte del nostro ampio arsenale di combattimento, consentendoci di scagliare i nemici lontano, infliggendogli al contempo danno grazie alla sua esplosione. Numero 13. Glacius. L'incanto congelante. Insegnato agli studenti del terzo anno, l'incanto Glacius congela il bersaglio tramite l'emissione di aria particolarmente fredda dalla bacchetta. Anche gli oggetti possono essere incantati con questa formula per sprigionare il loro potere a contatto con la vittima. Vediamo utilizzare questa magia durante i combattimenti, dove il protagonista cerca di rallentare un troll per breve tempo, o come in questo caso, dove congela un nemico atterrato per poi farne esplodere il ghiaccio per danneggiare i nemici circostanti e destabilizzarne l'equilibrio. Numero 14. Incendio. L'incantesimo del fuoco, un potente incanto che sprigiona fiamme dalla bacchetta, utilizzato per dare alle fiamme oggetti e nemici. Questo incantesimo viene insegnato agli studenti del primo anno e riproposto durante il secondo anno e gli esami gufo, particolarmente utile nelle lezioni di erbologia per tenere a bada le piante pericolose, come il tranello del diavolo. Inutile dire che questo incantesimo sarà parecchio utile contro tutti i nemici che ci troveremo davanti durante il gioco, specialmente contro gli inferi, dando alle fiamme uno o più nemici. Con molta probabilità avremo la possibilità di potenziare questo incantesimo, poiché è stato mostrato in differenti forme durante il gameplay, dove si vede distintamente l'incantesimo colpire prima un solo target, poi due, poi infine emanando un cerchio di fuoco colpire con un danno ad aria tutti i nemici intorno al giocatore. Numero 15. Reparo. L'incantesimo riparatore, utilizzato negli anni per la riparazione dei più disparati oggetti, sembra funzionare sulla maggior parte dei materiali. È stato inventato nel 1754 da Orabella Nutley, una strega del Ministero della Magia appartenente al Dipartimento per l'uso improprio della magia. In questo spezzone di video vediamo come il professor Fig utilizzi l'incantesimo per riportare al suo antico splendore un ponte ormai distrutto, segno che questo incantesimo ci sarà molto utile per la progressione durante la nostra avventura nel mondo magico.
Numero 16. Incantesimo di disillusione. Un utile incantesimo in grado di rendere il suo utilizzatore o gli oggetti da lui desiderati temporaneamente invisibili o camuffati proprio come un camaleonte, per rendere il bersaglio dell'incantamento impossibile o comunque molto difficile da avvistare. Vediamo come l'incantesimo di disillusione venga utilizzato in questo spezzone di gameplay per portare a termine un'eliminazione in stealth, utilizzando in combo l'incantesimo Petrificus Totalus. Numero 17. Una delle tre maledizioni senza perdono, probabilmente la più famosa. Creato nel Medioevo, l'anatema che uccide è una delle maledizioni senza perdono, in grado di uccidere un essere vivente senza lasciare alcuna traccia di lotta o ferite sul corpo della vittima. Non è un segreto che anche noi, seppure nelle vesti di studenti di Hogwarts, saremo in grado di utilizzare le maledizioni senza perdono, in particolare l'anatema che uccide. Non è ancora certo quali siano le conseguenze dell'utilizzo, ma penso che l'uso di questa magia sarà legato a qualche tipo di limitazione, presumibilmente un cooldown piuttosto lungo, che ci impedirà di spammarla a raffica e seminare morte e devastazione senza ritegno. Altro particolare molto importante è che ogni clip che è stata mostrata dell'utilizzo della maledizione sembra essere stata registrata all'interno dell'Arena delle Arti Oscure, forse l'unico posto dove può essere utilizzata impunemente. Numero 18. Cruciatus. La maledizione Cruciatus è una delle tre maledizioni senza perdono creata nel Medioevo come strumento di tortura, che se eseguita nella maniera corretta infligge un dolore lancinante al suo obiettivo. Per essere eseguita senza errori, l'evocatore della maledizione deve avere un desiderio sfrenato e una inarrestabile risolutezza nell'infliggere dolore alla sua vittima. La maledizione Cruciatus è stata brevemente mostrata nel trailer delle Arti Oscure, ma non ne sono ancora chiari gli effetti sui nemici. In mia opinione, la maledizione potrebbe essere utilizzata in combattimento per incapacitare per un lungo periodo di tempo un bersaglio, o forse saremo costretti ad usarla durante l'avventura per estorcere informazioni a qualcuno. Numero 19. Magie antiche finali. Le magie antiche sono usate come mosse finali per colpire in maniera letale i nostri nemici. Ne sono state mostrate due per ora, un fulmine che discende sulla testa di questo goblin ed un'altra, capace di controllare il corpo del nostro bersaglio e scagliarlo ripetutamente al suolo. La probabile meccanica di queste mosse, essendo appunto mosse finali, sarà di ridurre il nostro nemico in uno stato abbastanza debole da poterlo appunto finire con una di queste mosse. Prima di passare all'ultimo incantesimo, se siete rimasti con me fino a qui, vi chiedo di lasciare un mi piace e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi contenuti riguardanti Hogwarts Legacy. Numero 20. Rictus Empra e Ridiculus. Nella guida fornitaci in gioco, dove andremo a catalogare tutte le pagine e le lezioni che frequenteremo durante il nostro anno scolastico, possiamo trovare quattro magie scrivacchiate sull'angolo di una pagina, due delle quali sono già state discusse nel corso del video, mentre le altre due sono Rictus Empra e Ridiculus. L'incantesimo Rictus Empra, detto anche incantesimo del solletico, causa un'esplosione di risate nel bersaglio indebolendolo, portando con sé quasi sempre almeno un altro effetto collaterale. Mentre l'incantesimo Ridiculus è detto anche l'incantesimo antimolliccio. È un'arma specifica contro la creatura magica Molliccio, conosciuto per la sua capacità di prendere le sembianze della cosa più temuta dalla persona che si trova davanti. Per essere efficace contro un Molliccio, il mago deve concentrarsi sul modo migliore per rendere ridicola la sua paura. Bene ragazzi, per questo video è tutto. Ricordatevi di seguirmi per altri contenuti riguardanti Hogwarts Legacy e molto altro. Ciao a tutti!